con questo brano immaginiamo un po' di essere per le vie di Gerusalemme. Siamo in collegamento telefonico col pastore avventista Giovanni Leonardi. Benvenuto Giovanni. Grazie, buongiorno. Buongiorno. Allora Giovanni, ci troviamo a Gerusalemme per il Concilio di Gerusalemme. Ho preso un po' questa musica per dare un inizio a questa nostra puntata. Ci eravamo lasciati nelle scorse puntate proprio facendo tutto un discorso in relazione alla legge, ai comandamenti, a quello che Gesù ha lasciato, e alla fine abbiamo visto che oggi nella cristianità il comandamento che viene considerato nullo, comunque non più da osservare, è il sabato. E qualcuno ci ha chiesto: ma se il sabato è ancora valido, perché nel Concilio di Gerusalemme non si fa cenno al sabato? E tu la volta scorsa hai cercato di iniziare un discorso. Sì, è un po' difficile rispondere alla domanda per questione di tempo e di articolazione del pensiero. Io sono abituato a fare un po' dei discorsi che hanno delle premesse, che hanno delle argomentazioni, quando inizio già abbiamo finito il tempo. Insomma, no? Allora, diciamo così, che il Concilio di Gerusalemme risponde ad una esigenza particolare. Non era quella di stabilire la legge cristiana o la teologia cristiana, ma di risolvere il problema specifico se è possibile accettare nella Chiesa cristiana delle persone che provenivano dal paganesimo. Questo è il problema. E il Concilio di Gerusalemme dice con grande chiarezza sì, perché il Signore Gesù è il Salvatore di tutti quanti gli uomini che credono in Lui. Questo era necessario affermarlo, perché altrimenti si sarebbe rinunciato all'idea della grazia di Dio, all'idea della universalità dell'amore di Dio. Erano elementi fondamentali, cioè con Cristo la famiglia di Dio torna ad essere la famiglia mondiale, universale, come lo era sempre stata, ma come a causa delle distorsioni della storia era stata un po' anche celata con la preminenza di Israele come popolo che doveva essere a servizio di tutta l'umanità, ma che in realtà si era chiuso poi in se stesso, in buona parte diventando solo vivendo la chiamata di Dio come popolo privilegiato, ma non il popolo servitore, il popolo testimone. Comunque, anche qui vedi, faccio una premessa che mi rischia di prendere già mezz'ora da sola. Allora, tornando al problema principale, è che una volta stabilito che anche i pagani possono essere accolti nella Chiesa cristiana, si ponevano dei problemi di ordine pratico, di convivenza, e il Concilio di Gerusalemme cerca di chiarire quali sono quegli elementi che avrebbero potuto creare problemi. Non è che vuole discutere tutto ciò che i cristiani debbono credere. Ad esempio, non si parla del ritorno di Gesù. Perché non si parla, perché non si chiede ai pagani di credere nel ritorno di Gesù? Questo vuole dire che i pagani cristiani possono anche non credere nel ritorno di Gesù? No, solo che non era un problema di convivenza reciproca, di fatto ci credevano tutti. Per quale motivo nel Concilio di Gerusalemme non si parla della come si dice con un termine più comune, quella che noi chiamiamo la Santa Cena, la comunione? Perché evidentemente non era in sé un problema, era un problema se uno invece si accostava alla comunione con delle carni, perché a quel tempo mangiavano insieme, mettiamo, sacrificate agli idoli, no? E allora quello dice no, non lo puoi fare, ma non perché era più importante di altre cose, ma perché poneva dei problemi pratici, particolari, in rapporto allo stile di vita, al senso dello stare insieme. Ma ritorno a dire, e mi scuso per questo, non aveva lo scopo di fissare la teologia della Chiesa cristiana.
Allora perché non si parla del sabato? Uno potrebbe supporre o perché il sabato non interessa a nessuno, è una posizione legittima, però bisognerebbe verificarla con i dati di fatto, i dati di fatto smentiscono questa ipotesi, o non ne parlano perché sabato non era un problema. E non era un problema in quegli inizi della Chiesa cristiana, perché la gran parte dei cristiani erano o ebrei abituati a super osservare il sabato, o erano pagani che si erano già accostati alla fede ebraica, che già frequentavano la sinagoga e che quindi erano già abituati ad osservare il sabato. Ecco perché non se ne parla, perché non era un problema. Mi sembra abbastanza chiaro. Nella prospettiva della contestualizzazione alla quale mi riferivo, bisogna sapere che questi pagani che frequentavano la sinagoga ebraica, non tutti diventavano poi ebrei, perché il segno caratteristico a quel tempo dell'adesione alla fede ebraica e al popolo ebraico era la circoncisione. Molti di loro frequentavano la sinagoga, simpatizzavano con la fede di Israele, soprattutto simpatizzavano con due elementi, che era l'unicità di Dio, cioè un Dio solo, il creatore e signore dei cieli e della terra, che era una fede assolutamente unica in quel mondo in cui ognuno credeva in una miriade di dei e di dee, no? E l'alto senso dell'etica, questo Dio e questa fede ebraica esaltava i valori dell'etica, della morale, della giustizia, e questo attirava quei pagani che avevano una sensibilità sviluppata, che desideravano un mondo migliore. Non trovavano altro in quell'epoca a livello religioso se non nella fede ebraica, ma non condividevano necessariamente tutti i dettagli poi della fede ebraica. Per loro, ad esempio, con la circoncisione era un grosso problema. Cioè, immaginiamo che a quell'epoca non c'erano gli attrezzi chirurgici che ci sono adesso, non c'erano le sale operatorie super sterilizzate. Per un uomo adulto circoncidersi significava veramente a volte rischiare la vita. Così come avviene anche oggi, se ne parla con degli immigrati di origine africana che circoncidono i loro bambini al di fuori delle strutture pubbliche, e qualche volta ci scappa il bambino che muore. Per un adulto è molto più pericoloso. Allora ecco che il problema della circoncisione diventa un grosso problema, e l'idea che viene sviluppata dall'Apostolo Paolo in comunione con la Chiesa anche di Gerusalemme, con gli altri apostoli, che la circoncisione è un segno transitorio, che è un elemento simbolico e non sostanziale, per rappresentare, come viene riletto la purezza, il rifiuto dell'impurità, e quindi non è necessario per i pagani vivere questo segno particolare dell'appartenenza ad Israele. Questo libera il cuore di queste persone che, già conoscendo il sabato e già praticandolo, però erano frenati dal fatto della circoncisione, e loro accettano la fede cristiana e entrano nella Chiesa cristiana. Ma il sabato non è un segno per Israele, il sabato è il segno della nostra fede nell'Iddio creatore. È nella creazione che nasce il sabato, non ha nulla a che fare con Israele, non è una tradizione ebraica, non è un segno distintivo di un popolo rispetto ad altri popoli, e quindi il sabato rimane, per il suo significato universalistico, in rapporto a questo Dio unico che è il creatore dei cieli e della terra e che in Cristo vuole salvare tutti quanti gli uomini.
Mi viene in mente una domanda che potrebbe scaturire da chi ci sta seguendo. Ad esempio, tu hai detto il sabato non è un segno per Israele, però ci sono diversi testi nell'Antico Testamento dove dice il sabato è un segno fra me e voi per tutte le vostre generazioni. Questa potrebbe essere una domanda magari che qualcuno che ci sta ascoltando si può porre. Certo, hai ragione, molti lo fanno, però non considerano una cosa. E se non considerano per quale motivo Dio stia dicendo ad Israele quello, il sabato è un segno fra me e voi. Lo sta dicendo ad Israele perché Israele è il popolo che ha accettato la chiamata di Dio, mentre gli altri popoli non l'hanno accettata. E quindi il segno del sabato distingue i popoli che osservano la volontà di Dio, che scelgono Dio come loro Signore, dai popoli che non lo scelgono. Ma Dio questo segno avrebbe voluto metterlo su tutti. Forse quello che dice il profeta Isaia, se non sbaglio, non ricordo precisamente se Isaia 56, dove dice che gli eunuchi, gli stranieri che osservano il sabato sono considerati da Dio come figli e figlie, quindi non inferiori a quello che è il suo popolo. Potrebbe essere questo un testo, certo, forse di riferimento. È un testo estremamente importante, il profeta Isaia, che tra l'altro lo ricordo, è chiamato quasi il quinto evangelista, tanto parla di Gesù, della fede messianica, nel Salvatore che viene, nel regno di Dio che viene. E l'apostolo, scusate, mi veniva da chiamarlo ecco istintivamente l'apostolo, perché in fondo svolge il ruolo di testimone di Cristo come facevano gli altri apostoli. E il profeta Isaia ci parla del regno di Dio che viene grazie a Messia, ci parla della morte del Messia, ci parla del suo sacrificio, del suo amore per tutti, della sua giustizia, e ci parla allo stesso tempo proprio del sabato, perché per il profeta Isaia il sabato è l'elemento su cui si fonda la speranza messianica. Perché il sabato ci ricorda che Dio è il creatore di un mondo buono, di un mondo meraviglioso, il mondo dell'armonia, in cui non c'erano gli ebrei da una parte e i turchi dall'altra, i cinesi da una parte e gli americani dall'altra. Perché nel momento in cui Dio dà il sabato, esistono solo i nostri progenitori, da cui tutti i popoli vengono. E in quella prospettiva Dio è l'Iddio di tutta l'umanità che era potenzialmente dentro Adamo ed Eva. E quindi il Messia viene per recuperare quell'universalità e il sabato rimane il segno di questa universalità. Per questo il profeta Isaia molte volte parla del Messia e parla del sabato e unisce il sabato all'idea della giustizia. Proprio in Isaia 56 che tu ricordavi un momento fa. Vorrei leggerlo, Giovanni, ce l'ho proprio sotto gli occhi per così rendere ancora più chiaro quanto stiamo dicendo. Quindi Isaia 56, leggo dal versetto 1 al versetto 7. Il Signore ha dichiarato: rispettate il diritto, agite con giustizia. Io sto per manifestare la mia salvezza e la mia giustizia. Beato l'uomo che tiene in considerazione e mette in pratica le mie parole, che rispetta il giorno di sabato ed evita di compiere il male. Uno straniero che ha accettato il Signore non dovrebbe più dire: il Signore mi esclude dal suo popolo e un eunuco sono soltanto un albero secco. Infatti il Signore annuncia anche a un eunuco: se rispetta i miei sabati, si comporta secondo la mia volontà e rimane sempre fedele alla mia alleanza, io darò un posto nel mio tempio e nelle mie mura per il suo nome. Questo sarà meglio che avere figli e figlie, perché io renderò eterno il suo nome, nulla potrà cancellarlo. Agli stranieri che mi hanno accettato per onorarmi, amarmi e servirmi, io annunzio, se gli stranieri rispettano il sabato e rimangono fedeli alla mia alleanza, io li porterò sul mio monte santo e li riempirò di gioia nella mia casa di preghiera. C'è tutto in questo testo. Sì, è abbastanza completo, infatti. C'è la creazione, c'è l'universalità di Dio, c'è il sabato, c'è l'importanza di vivere secondo il bene, secondo la giustizia. È una sintesi di tutta quanta la Bibbia. E il sabato non è solo per Israele,
diventa un segno di appartenenza di Israele, ma ancora di più un segno della grazia che Dio fa ad Israele, perché la legge di Mosè, che la legge che Mosè ha scritto in nome di Dio, dice: io vi do i miei sabati affinché voi sappiate, affinché siano un segno tra me e voi, dal quale si veda che io sono l'Eterno che vi santifica. Il sabato, l'osservanza del sabato, è l'osservanza di chi non opera per la sua giustizia, non opera per la sua vita. Il sabato è il giorno del riposo, ma è un riposo che si appoggia sulla grazia, sulla potenza, sulla misericordia di Dio. Il sabato diventa, proprio nell'esperienza concreta del cristiano, il segno della fiducia che ha nell'amore di Dio, nel fatto che in questo Dio può confidare in tutti gli aspetti della sua vita, perché questo Dio è il creatore, è il padre che diventa anche il salvatore dei suoi figli. Quindi non c'è nulla di particolaristico e di provvisorio nell'osservanza del sabato. Guardate, io proprio questi giorni sto cominciando a leggere un grosso libro di teologia sulla creazione. È un libro edito dalla Querignana, che è una casa editrice cattolica, ed è scritto da un grosso professore evangelico, Jürgen Moltmann. Il titolo è Dio nella creazione, e sottotitolo Dottrina ecologica della creazione. Ecco, questo scrittore, posso, Daniela, dire qualche cosa? Sì, sì, un paio di minuti ancora ce l'abbiamo. Benissimo. Allora, io sto cominciando appena a leggerlo, e stamattina ho dato una scossa molto rapida ad alcune pagine in cui parla proprio del sabato e della domenica. Lui lega il discorso del sabato all'idea dell'ecologia, che è un grosso problema della nostra società, perché noi stiamo distruggendo il nostro pianeta. E lui, la sua tesi, mi sembra di capire, è proprio questo: noi stiamo distruggendo il pianeta, soprattutto noi cristiani, che abbiamo avuto per secoli il monopolio dell'industrializzazione, dello sfruttamento della natura, proprio perché abbiamo dimenticato l'insegnamento del sabato. Perché il sabato è un elemento fondamentale per ricordarci che in questa terra noi dobbiamo vivere come rappresentanti di Dio, di un Dio che ha creato un mondo armonioso, che noi dobbiamo proteggere, dobbiamo custodire e non distruggere. E poi entra nei particolari della controversia tra sabatisti e domenicisti, e lui dice, qui prendo proprio un paio di frasi: Gesù non ha profanizzato la legge di culto, non ha abolito il sabato a favore delle opere buone degli altri giorni della settimana, ma ha elevato i giorni lavorativi a livello di quella festosità messianica della vita di cui il sabato di Israele rappresenta una singolare pregustazione. Cioè, Gesù, lui dice, in un libro pubblicato da una casa editrice cattolica, scritto da uno dei massimi teologi protestanti della nostra epoca, dice: Gesù non ha abolito il sabato, perché il sabato è in se stesso un assaggio del regno messianico, che è il regno della pace e il regno dell'armonia. Insomma, noi avventisti non stiamo inventando nulla di nuovo quando diciamo che i cristiani debbono osservare il sabato, che sono chiamati dalla grazia di Dio ad osservare il sabato. Oggi se ne rendono conto anche teologi che non sono affatto avventista. In una pagina precedente, pagina 335, dice: Gesù non ha violato o addirittura banalizzato il precetto del sabato, non lo ha neanche superato, come se d'ora in poi gli uomini
conoscessero una sola alternativa: o sei cristiano o sei ebreo che osserva il sabato. Sono concetti molto importanti che ci mostrano come chi riflette sulla parola di Dio poi non può che arrivare a quella conclusione a cui noi siamo arrivati già da un paio di secoli. Il sabato è un segno universale della grazia di Dio e della fede che noi abbiamo in Lui. Poi lui osserva anche la domenica, anzi lui mi sembra di capire, Motiman propone di osservare sia il sabato che la domenica, cosa su cui non sono d'accordo, però mi sembra importante che il sabato rimane per lui un segno importante della fede cristiana, e anche perché oggi nella nostra epoca assume una particolare rilevanza in difesa del mondo e della natura. Certo. Grazie, alla prossima. Alla prossima.